Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo qui nel giardino dei frati minori cappuccini per leggervi alcuni passaggi di una lettera che Padre Pio scrive ad una sua figlia spirituale, Margherita Tresca, nel 1918. E teniamo conto che è un Padre Pio che si prepara alla stigmatizzazione, ecco. Si prepara a quello che accadrà anche tra un mese, tra la trasverberazione. Però sono delle parole che usa verso Margherita, che potrebbe usare anche verso noi, suoi devoti. Non temere, cara Margherita, scrive Padre Pio, non ti abbandona Dio. Tu temi di perderti e di avere già perduto Dio e domandi a me dove egli si trovi. È in te. E tu sei in lui. Tu sei simile al viandante che, chiuso nella cabina della nave, non vede né la nave e né avverte il movimento di essa. Solo è scosso dal suo tremore, impaurito, teme là là di naufragare e di colare a picco nell'abisso del mare. Ma in verità, quantunque non vede, è nella nave e, sebbene gli sembri di star fermo, si muove e percorre vari chilometri all'ora, teme di affondare, che le scosse del movimento siano avvisi di perdizione imminente, mentre la nave galleggia e trema appunto perché rompe l'acqua e si avanza. A lui che si lamenta di star fermo e che va cercando la nave in cui salvarsi, si può rispondere: quando per un momento uscirai all'aperto fuori dalla cabina, vedrai che sei nella nave, che la nave galleggia, cammina velocissima e trema per virtù della sua forza con cui affronta i flutti e li fende. Non temere né di naufragare e neppure chiedere, mia carissima figliuola, dove è il Signore, perché egli è in te ed in lui e sulle sue braccia non si è soggetti a iattura di sorta. Consolati, mia dilettissima figliuola, e non temere.